Groucho Marx diceva che quando un uomo fa il comico, la gente tende a considerarlo sempre un comico e se non lo è, viene considerato deludente. Questa pressione voi nel vostro lavoro l'avete mai provata? Io torno a dire che non essendo un comico non ho pretese, capito? Parto da zero. Comunque nessuno può dire cavolo, però cacca me l'ha fatto ridere, perché mica ho mai fatto una cosa che... Sì. Quindi parti basso. Era bravino questo Groucho Marx. C'è una bellissima intervista a Jerry Lewis da Letterman, che entra Jerry Lewis che è già novantenne, Letterman gli dice una cosa, lui fa una battuta e poi guarda Letterman e dice: pensa, io sono Jerry Lewis, ho appena compiuto 95 anni ed è due giorni che mi chiedo se questa battuta entrerà o no. Pensa alla nostra maledizione, no? La maledizione del comico. E quello era Jerry Lewis, non era Luca e Paolo. L'obiettivo di LOL è quello di non ridere, ma vi è mai capitato di trovarvi davanti a un pubblico che non rideva? E se sì, che si prova dentro? Non è un'esperienza bella. Non solo non rideva, se sei, se sei sul palco a fare un programma comico, successo. Sì, io mi ricordo una discoteca negli anni 80. Facevi il quarto d'ora in una discoteca piena di gente così che ballava e interrompevano la musica e ti buttavano sul palco per un quarto d'ora e tu dovevi esattamente fare la stessa Di più, noi era questa discoteca prima che partisse la discoteca, quindi era uno yacht club e c'era la cena. Quindi dopo un po' il rumore di bicchieri, gente che mangiava, non ci ascoltavano neanche più. Qualcuno urlava, basta! È stata un'esperienza... Negli anni la comicità è cambiata. Io mi ricordo quando ero bambina vedevo i programmi di Serena Dandini e c'era una continuità, c'erano dei personaggi che ritornavano di settimana in settimana. Questo cambiamento voi l'avete vissuto e se sì, vi ha messo in crisi e vi ha dovuto far cambiare il modo di approcciarvi alla comicità? Io non trovo che sia così cambiato il modo per fare ridere. Poi, la cosa che può essere cambiata è che se devi fare uno spettacolo serale, un programma serale, e devi basarti su un fatto di attualità, ci hanno già fatto le battute in mille durante tutto il giorno, sui social, e quindi come dire, è più difficile fare arrivare primi su una battuta, questo sì. Però il modo in cui ti approcci alla comicità non credo sia cambiato molto. Un'esperienza come quella di LOL è, oltre, secondo me, terrificante, quindi essere buttati lì e dover appunto non ridere e cercare di far ridere, anche stimolante professionalmente, quindi appunto ritrovarsi a dover improvvisare ma anche confrontarsi con i colleghi e magari capire, ok, quella battuta non l'ha fatta ridere, maledetto me. Beh, terrificante, sicuramente terrificante. Poi... appunto noi non sapevamo chi ci sarebbe stato, quindi poi è stato carino anche vedere come ci si cercava di aiutare nell'inaiutabile, perché poi non è che potevi fare niente, o ridevi, perdevi, mi fai simpatia, rido. Però sì, cercavamo di dire questo mi ha fatto ridere, oddio meglio scappavi via, comunque per una piccola soddisfazione, perché se no è bruttissimo, c'è un silenzio, è strano, è brutto. Ve lo ricordate il momento in cui avete capito, ok, forse faccio ridere? Nella vita? Io sì. Come? Tipo ero a casa degli zii e vedevo Massimo Boldi che faceva rilassato e io facevo rilassato e tutti ridevano. E quanti anni avevi? Sette, otto. Io ho avuto consapevolezza un po' più avanti alla fermata dell'autobus con le mie compagne di liceo. Facevo così, le facevo ridere e ridevano e ci ho preso gusto. Io a scuola invece mi ricordo che, tra l'altro, il mio excursus scolastico non era proprio stimatissimo, quindi come dire, io ero un po' nell'ombra e un anno finalmente facevo questo spettacolo a scuola e io feci le imitazioni e senza neanche aprire bocca salì vestito dall'insegnante di matematica e risero tutti, io non avevo neanche ancora aperto bocca. Poi invece quando hai aperto bocca? E ho capito che era meglio che si Un'ultimissima domanda, quanto sono importanti il ritmo e la scrittura nella comicità? Basilari,
Cioè, assolutamente. È solo quello, nella comicità. Puoi far ridere, anche scivolando su una banana. Ma però per tutte le scene attoriali, insomma, il tempo e il ritmo, se no è finita. Sì, anche scivolare su una buccia di banana, in realtà, se non hai il tempo giusto, non fa ridere. Grazie mille per il vostro tempo. No, grazie a te. Grazie.